ragazzi, e Cuccia vi sta parlando. Oggi sono qua con un nuovo video su GTA 5. Oggi vi andrò a mostrare un metodo per raggiungere molti luoghi nascosti sotto la mappa di GTA. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo. First, let me take a selfie. Allora ragazzi, in che cosa consiste il glitch in questione? È molto molto semplice. Allora, dovete recarvi nella zona vicino all'Ester, dove ci sta il, come dire, il Los Santos Custom. Voi proseguite verso il ponte, comunque guardate il video e capite bene di cosa sto parlando. E vi faccio vedere appunto adesso il punto della mappa in cui dovrete andare, ossia vicino alla stazione di polizia, precisamente dietro. Ci sarà un cancello tipo a scorrimento, voi ci andate davanti con la vostra macchina e il cancello automaticamente si aprirà. Voi dovete entrare dentro questo piccolo spazio con la vostra macchina e parcheggiarvi sulla sinistra, dove ci sta il muro, quindi attaccate proprio la macchina addossata al muro. Poi che cosa dovrete fare? Dovrete salire sopra la macchina e da sopra la macchina dovrete cercare di andare sopra al muretto che vedete. Potrebbe risultare alquanto difficile, però dopo un pochettino di volte che si è presa la mano è molto molto semplice. Io personalmente vi consiglio di utilizzare una macchina abbastanza alta, infatti come vedete io all'inizio ho cominciato a provarci con la Zentorno, ma la Zentorno era troppo bassa, non ci riuscivo, quindi ho cambiato macchina e ho preso un sub. Quindi ragazzi, una volta saliti sull'automobile saltate sopra questo muretto e una volta arrivati sul muretto andate avanti verso il cassonetto che voi vedete sulla vostra destra. Quindi andando avanti a un certo punto potreste bloccarvi perché c'è tipo una barriera invisibile. Voi premete ripetutamente il tasto per saltare, appunto vi farà saltare questa barriera. Poi guarderete a sinistra e ci sarà un punto preciso, più o meno comunque andate un pochettino a caso, in cui vi farà oltrepassare il muro e quindi vi ritroverete glitchati al di fuori della mappa. Appunto, oltrepassando questo muro voi per un secondo apparirete tipo con la testa fuori dall'asfalto e poi cadete giù e ci sarà tipo un pavimento. Quindi ragazzi, una volta arrivati sul pavimento vi dovrete buttare di sotto. Una cosa che vi serve assolutamente è il paracadute, perché senza paracadute appunto non riuscirete a fare il glitch, ma bensì tornerete sull'asfalto. Bene, quindi equipaggiati di paracadute, vi buttate di sotto, appunto dopo un pochettino aprite il paracadute. Diciamo dovete intraprendere una qualche direzione, una qualsiasi direzione, e poi troverete sempre delle cose. Magari in certi punti potrebbe essere un pochettino più difficile, trovate degli ambienti, dei luoghi eccetera eccetera. Come vedete in questo video per esempio vi ho mostrato che sotto la stazione di polizia ci sta una zona che appunto risulta inaccessibile, perlomeno giocando normalmente. Appunto è la zona che si può vedere più o meno, è molto simile a quella che si può vedere a inizio di GTA Online quando si seleziona il personaggio, dove ci sta diciamo il pannello che indica l'altezza del giocatore. Comunque ragazzi, andando là dentro ci stanno delle piccole stanzette, niente di particolare, comunque era giusto per mostrarvi che si possono raggiungere molti molti ambienti. Per esempio ci sta un garage che probabilmente verrà sfruttato, secondo diciamo delle fonti, verrà sfruttato nelle prossime patch. Però ragazzi, una cosa che non ho detto è il fatto: come fate a capire quando avete trovato il posto? Bene, voi cadendo appunto utilizzando il paracadute, a un certo punto il vostro personaggio si fermerà e si leverà il paracadute come se fosse arrivato da qualche parte. Però voi, stando in visuale di terza persona, non vedete niente, quindi che cosa dovete fare? Dovete cambiare la vostra visuale e passare alla prima persona. Quindi appunto questo glitch funziona solo su PC, PS4 e Xbox One. Voi i luoghi li potete trovare anche su All Gen, con l'unica differenza è che però diciamo non ve ne renderete conto perché non potete vederli non avendo la disponibilità di utilizzare la prima persona. Quindi ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia divertito, spero che vi sia stato utile, vi sto lasciando un bel commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'hai fatto, passate su tutti i social qua sotto in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Bye.